Salve a tutti amici e amiche di Bass Discovery, sono Gianni Gadau e oggi sono qui per presentarvi questo strumento della Meridian, strumento rigorosamente made in Italy. Il modello in questione è un Jazz Evolution 5 corde Carbon. Il Carbon sta nel fatto che abbiamo la tastiera in resina fenolica e anche le barre in graffite all'interno del manico. Ora passo a descrivervi questo bellissimo strumento. Lo strumento è che è fatto con un corpo in frassino formato da due pezzi. Come vedete il corpo è molto bello da vedere anche per la sua verniciatura particolarissima che sfuma sul chiaro verso il centro. Lo spessore del corpo è di 38 mm anziché 45. Questo permette di avere uno strumento più leggero, quindi di non avere comunque uno strumento pesantissimo. E il peso dello strumento all'incirca è di 3,9 kg. La parte dell'elettronica è un'elettronica custom della Meridian che si chiama Trinity, formata da volume, un piccolo switch attivo passivo, acuti, medi e bassi. In modalità passiva il controllo degli acuti funziona come un tono, quindi possiamo riuscire ad avere dei suoni da natta classici e dei suoni molto più moderni. I pickup sono due pickup della Delano con una forma un po' particolare e moderna, sono due pickup in alnico. Il manico ha due barre in fibra di carbonio che permettono di avere una stabilità veramente ottima in base ai cambi di temperatura o di umidità, quindi stabilissimo. Il manico è un manico in acero e ha anche due truss rod. I due truss rod ci permettono di avere una regolazione di fino sia sulle corde più acute che sulle corde più basse. Poi un'altra cosa molto interessante che abbiamo sempre nel manico è lo zero fret, che ci permette di avere sì un timbro uguale sia nelle corde a vuoto che nelle corde che comunque andiamo a suonare sulla tastiera, ma anche ci permette di avere un'agilità migliore nelle prime posizioni sulla corda di Mi e sulla corda di Si. L'hardware è un hardware di qualità, il ponte è un ponte in Ergal della Babix. Una cosa molto interessante di questo strumento è il fatto di come passiamo dalla modalità attiva e passiva, ovvero non abbiamo nessun rumore di fondo nello switch e non abbiamo nessuna differenza di volume e o di timbro quando passiamo dalla modalità passiva alla modalità attiva. Sentite un po'. Attivo. Come avete potuto sentire, non c'è alcuna differenza. Tra l'altro, una delle cose molto interessanti di questo strumento è il bilanciamento tra tutte le corde, quindi anche la resa sonora e finale del Si basso. Tutti e due pick up al ponte. Pick up al manico. We'll be right back.